Ciao a tutti da Francesco Nano di scuolasuono.it, un saluto a tutti quanti, a tutti gli amici che ci seguono. Ho in collegamento telefonico il mio amico, che ormai stiamo diventando praticamente amici perché ci conosciamo da tanto tempo, Luca Lazzaro, vincitore del primo contest dell'Accademia del Mixaggio di scuolasuono.it. Benvenuto Luca. Ciao, grazie. Come stai? Bene, bene. Allora, abbiamo aperto le sfide all'interno dell'Accademia del Mixaggio con la tua vittoria. Sì, no, non so cosa dire. Come l'hai trovato il progetto? Nel senso, ti piace questa cosa delle sfide di mixaggio, del contest? Ti sei trovato bene a fare questa sfida? Sì, mi piace, ma più che sfida, per me comunque è un migliorarsi. Certo, perché all'interno dell'Accademia proponiamo dei multitraccia sui quali poi i ragazzi come te ci lavorano e poi alla fine si viene fuori questa, che alla fine è una competizione perché c'è un premio in palio, altrimenti sarebbe, diciamo, una gara di solidarietà, però in questo caso c'è un premio in palio e tu hai vinto un microfono dinamico Rode M1. Sì. Come va? L'hai provato? Mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Sì, sì, sì. L'ho piaciuto con la voce di mia moglie, canta nel gruppo insieme a me, e mi è piaciuto, molto bello. Forse anche più bello del Sennheiser che ho io. Addirittura, quindi facciamogli una grande pubblicità, sì, a questo microfono. Bene, bene, mi fa piacere. Mi farei sapere come vengono le chitarre con quel microfono. Prima o poi, tu che sei chitarrista, lo utilizzerai. Perché no? Facciamo una prova. Perché no? Sì. Anzi, guarda, te la butto là. Se hai piacere, raccogli la sfida, se no tranquillo. Potresti fare proprio una videoguida quando hai un attimo di tempo da mettere su scuolasuono.it su quel microfono. È un'idea, dai. Senti, allora, il primo contest di mixaggio si è concluso con la tua vittoria. Diciamo, i partecipanti sono stati pochini perché eravamo un po' all'inizio, c'era un po' di timidezza, se vogliamo. Alla fine hai vinto tu, però hai vinto tu con un mixaggio che è stato, diciamo, puntigliosamente analizzato analizzato è la parola giusta, dal nostro amico docente Gaetano Cirillo, che ha trovato sia tutte le cose che andavano bene ma anche tutte le cose che non andavano proprio secondo il suo criterio nella direzione giusta. Ti è piaciuta questa questo confronto anche col docente che è entrato proprio nel dettaglio delle operazioni tecniche che hai fatto sul multitraccia? Beh, o ti sì, sei sentito in una certa parte offeso? Ero soddisfatto. No, ero soddisfatto quando l'ho mandato, ero soddisfatto del mio lavoro. Cioè, tu hai finito il lavoro e hai detto: ah, questo è venuto proprio bene. Sì, 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 ero soddisfatto, ma lo sono tuttora, a dire la verità, perché comunque mi piace. Per il momento in cui l'ho fatto, è venuto bene. Sicuramente se lo rifacessi adesso verrebbe diversamente, verrebbe magari anche meglio. Però i commenti di Gaetano, anzi, sono stati preziosi, perché comunque risentendolo, poi logicamente il mix l'ho fatto io, è una persona che insomma fa una cosa, lui fa un quadro, qualsiasi cosa, una scultura, come si dice, insomma, i figli sono tutti belli per le madri. Infatti. Per cui magari una cosa che, avendo fatto io, magari me ne accorgo meno se passa poco tempo, magari se lo risento tra, non so, 2 mesi, 1 mese, sicuramente i difetti li sentirei anch'io. Li senti più evidenti. Però poi risentendolo con il commento suo, sì, ho apprezzato il commento perché sono tutte cose vere. Insomma. Ti ha bastonato un po' Gaetano, me lo sono riascoltato proprio adesso prima di telefonarti, ci è andato giù abbastanza pesante, diciamo. Beh, ma comunque è utile,
Io capisco che so cose rivolte ad un, come si dice, ad un prodotto magari molto più alto di quello che uno vorrebbe fare, cioè, magari questo, non so, era un target, non so, demo, però secondo me i consigli di Gaetano sono più rivolti a puntare a fare anche un disco. Eh già, a puntare alla professionalità assoluta. Esatto. D'altra parte, lo scopo dell'Accademia è quello di riuscire a utilizzare il proprio computer e i propri plugin per tirare fuori dei suoni professionali che altrimenti ti toccherebbe andare in qualche struttura molto, molto costosa, insomma, per averli. E se questo è l'obiettivo, allora ci sta, insomma, che l'insegnante bastoni un po'. Sì. E senti, adesso proprio con oggi si apre la nuova sfida, il nuovo contest dedicato a un altro multitraccia, un multitraccia pop anche leggermente più elaborato. Parteciperai? Ti va di rifare la sfida o comunque di rifare la prova di mixaggio? Sì, lo sto appena scaricando. Non ho visto ancora i termini, la scadenza, queste cose qua. Vabbè, queste qua sono Però cose poi che vedi all'interno del forum. Per qualsiasi cosa poi chiedi a me o a Gaetano e ti diamo tutti i sì. dettagli. Ecco, benissimo. Sì, comunque lo sto già scaricando, parteciperò di sicuro. Benone. Tra l'altro, questa volta per gioco, se ce la faccio, partecipo anch'io. No, no, Bello. non è per rubarvi il premio, non è per quello. Diciamo che No, no, ma parteciperò fuori concorso, ecco, facciamo così. Però è tanto che non faccio un mixaggino anch'io e mi divertirò stavolta. è bello, bello, invece come proposta è molto bella. Allora, Luca, senti, noi adesso ci salutiamo. Ai nostri amici ascoltatori di scuolasuono.it proponiamo il tuo pezzo, il tuo brano, seguito anche dal commento che Gaetano ti ha fatto, così diamo un'idea proprio esaustiva di quello che succede durante il contest. Ti va? Va bene. Va bene, allora Luca, ci vediamo Ok. all'interno dell'Accademia e a presto, grazie della tua disponibilità, della tua Grazie simpatia e a te. facci sentire come suona questo microfono che hai vinto. Va bene, sarà fatto. Ciao Luca, ciao! Ciao, grazie.